mio salotto. Oggi siamo qui con Massimo Barberi. Buongiorno Massimo, ciao. Ridi già. Sì, rido già. Buongiorno a tutti. Artista e attore, giusto? Sì. Ecco Massimo, raccontami un attimino. Essere prima... umano. Ok. Prima abbiamo avuto modo di conoscerti, no? Sì. Mi dici come tu hai iniziato e hai scelto comunque di intraprendere questo percorso che, da quello che ho capito, non è facile. No, non è facile per niente. Mi ha colpito la parola che hai usato. Hai scelto. Cioè, io mi sento sempre scelto, ma non capisco mai se sono io a scegliere oppure no. In realtà, appunto, è capitato casualmente. Cioè, ero... Ormai avevo... non l'ho fatto nell'età giusta. Mi sono svegliato dopo, commenta. Si può fare quando si vuole. Anzi, ci sono state delle cose eccezionali fatte appunto con i bambini, come ti dicevo prima, ma anche con gli anziani, cioè che così di colpo vogliono provare questa esperienza teatrale, eccetera, eccetera. È nato per, io dico caso, magari nei grandi sistemi un caso non c'è. Ero dal dentista, leggo questa rivista che dice fare teatro è un po' come girare le frecce verso se stessi, no? Però senza scadere nell'egoismo, cioè a discapito degli altri, cioè non è una chiusura. E quindi ho fatto subito una ricerca, ho trovato la fantastica scuola teatrale Città di Varese nella fantastica persona di Anna Bonomi, che adesso non c'è ma ricordo sempre con grande affetto e stima, e quindi mi presento su con mio figlio che era appena nato. Quindi col frugoletto, per il fatidico provino, che capiterà a tutti, e dico testuali parole, no ma io non sono venuto a fare il provino. Qual è la parte più difficile? Perché tutti diciamo, non tutti ma tanti, io voglio fare l'attore, però tra chi lo fa e chi si ferma, io vorrei fare l'attore, c'è una netta differenza. Quali sono le cose più difficili che un giovane attore o comunque un attore trova? Allora, la cosa più difficile secondo me non allontanarsi mai dalla identità, cioè bisogna sempre poggiare i piedi su qualcosa che c'è e che può funzionare, cioè non importa se in un altro funziona quella cosa là, che magari è esplicita, lo vedi e dici vorrei fare anche io così, perché sennò scatta il meccanismo dell'imitazione, quindi non generi più. È più interessante vedere me che non ce la faccio piuttosto che io che imito chi ce la fa. Anche perché ognuno di noi ha la sua unicità, giusto? Infatti io mi approccio al teatro con grande rispetto, cioè io arrivo veramente da un percorso parallelo e poi mi sono impegnato tantissimo ovviamente, perché proprio perché parti con un attimo di debito e allora sai, sei un po' alla rincorsa, ma io poi sono curiosissimo, quindi ho trovato delle situazioni che sono riuscito a mantenere. Questo succede soltanto grazie alle persone che ci sono, cioè io filtro tutto attraverso le persone, se le persone... a livello empatico c'è cioè una comunicazione, c'è cioè un'idea comune, mi trovo bene, ci si trova bene, c'è cioè un'utilità, allora poi da lì vado avanti. Anche con l'insegnamento, io insegno appunto alla materna, che è un lavoro che adoro, la materna di lui, no? Che poi noi faremo una puntata proprio su questo argomento, perché mi ha toccato particolarmente quando prima me l'hai spiegato. Ecco, adesso dobbiamo... Ho ammorbato tutti, no, scusa. No, dobbiamo purtroppo chiudere perché sai, no, che abbiamo dei minuti da tenere conto. Però io ci tenevo tanto a chiederti, tu per me mi hai parlato di un progetto che sta iniziando, un progetto tuo. Sì. Ecco, spiegami un po' di cosa si tratta. Allora, era... ok, c'era quel bivio dove io, testardo, non lo so, soffro la condizione economica come tutti gli attori, ma in realtà a un certo punto ho pensato che non potevo più cercare di tirare a fare a fine mese, no? di fare i conti, perché lavorare così sulla quantità non era nella mia natura, cioè non ero io. Quindi quantità o qualità, giusto? Qualità. Ovviamente ho preferito fare altri lavori part time piuttosto che altre attività, senza stare a fare l'elenco di tutte le robe bizzarre che ho fatto, e poi diventa in realtà più interessante quello, lo dicevo anche a Max ieri, vabbè, insomma, a un certo punto ho detto ok, lavoretti eccetera eccetera, poi investimenti, quindi 2 o 3 anni che mi occupo di questo. Adesso c'è questo progetto a cui tengo tantissimo, sto collaborando con altre 3 persone che sono stupende, preparatissime, giovanissime, tipo che in 3 anni la mia età, no non è vero, e uscirà qualche cosa che riguarda il vino, non voglio anticipare tanto, riguarda il vino ma appunto
da un altro punto di vista. Vabbè, poi ti rinvieremo, okay, e parlare nuovamente, perché ce lo spiegheremo, sì, una volta che è uscito, potrai... Sì, tanto è imminente, eh. Appena parte vi chiamo, vengo qua, esatto, non parlo così tanto, sto tipo... Ma no! Entro così e faccio... quella roba là è andata, ragazzi! Bene, adesso noi ti ringraziamo tanto per essere stato qui con noi. Ci vedremo nuovamente, perché hai tanto da raccontarci e quindi dobbiamo suddividere, perché dopo... Nella prossima puntata vedremo un argomento molto interessante, che è l'educazione alla teatralità, okay, sì, con cui tu lavori. Ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi. Grazie a voi. E ci vediamo al prossimo appuntamento.